come essere Ophelia. È difficile farlo oggi, penso, perché porta con sé una serie di negazioni che vengono fatte sul corpo delle donne e sulla figura della donna stessa, quindi è un personaggio molto silente, apparentemente poco ribelle, che ha bisogno dell'accettazione di un mondo maschile. Non è l'azione Ophelia, l'Ophelia è l'orecchio, è il cuore, è quello che si muove in silenzio. Però viene toccata dalle cose, questo sì. Però non ha la possibilità di... Non ha la voce per potersi stagliare nel mondo in positività. Il suo destino è tragico, è quello dell'abbandono, è quello della deriva. E alcune forze vincono su di lei.